Possiamo cominciare, probabilmente qualcuno arriverà ancora, però perché abbiamo l'abitudine che vorremmo cercare di mantenere, che è un po' anche la nostra cifra, di cominciare puntuali. Intanto due parole d'inizio, così quando poi entreremo nel vivo della presentazione probabilmente anche gli ultimi ritardatari saranno arrivati. Benvenuti a tutti ai nostri colloqui del lunedì nella stagione autunnale. Oggi parliamo di Piero Gobetti con Bruno Quaranta, giornalista che tutti conoscete, anche collaboratore di Studi Piemontesi, e con Pietro Polito, che è l'autore del libro che ci ha richiamati qui oggi, che è il direttore del Centro Studi Piero Gobetti, e infatti l'iniziativa è in collaborazione col Centro Studi Piero Gobetti, anche in un quadro di sinergie di collaborazione che gli istituti culturali del Piemonte cercano di, anche un po' faticosamente a volte, portare avanti insieme. Come chi è abituato a seguirci sa, il Centro Studi Piemontesi è l'istituzione che si dedica al Piemonte a 360 gradi, con una visione anche non solo territoriale ma nazionale e internazionale e pluridisciplinare. Proprio per questa pluridisciplinarietà il Centro Studi Piemontesi ha sempre avuto modo di occuparsi di Piero Gobetti fin dal praticamente il secondo anno di vita della rivista Studi Piemontesi. Centro Studi, come quasi tutti sapete, ha fatto 50 anni quest'anno. La rivista è nata due anni dopo, nel 1972, e nel 1974 c'è proprio in apertura dei saggi un saggio di Paolo Bagnoli su Piero Gobetti, e via via negli anni, adesso non ho fatto ovviamente il censimento di tutti gli articoli che Studi Piemontesi ha dedicato a Gobetti, e poi abbiamo due volumi, Giancarlo Bergami da Graf a Gobetti nel 1980 e ancora di Giancarlo Bergami, Piero Gobetti e il gobettismo nel 2014. E abbiamo in uscita, credo ancora di quest'anno, proprio un lavoro di Paolo Bagnoli su Gobetti e il futuro. Ecco, quindi lo preannunciamo, e sarà poi ovviamente anche questo volume oggetto di presentazione, spero, qui da noi, anche se il professor Bagnoli vive a Siena e quindi tra Firenze, Siena e Roma, però contiamo, appena il libro sarà a disposizione, siamo un po' all'indice dei nomi. Vorrei, prima di dare la parola al presidente Giuseppe Pichetto, ricordare che chi non avesse potuto lunedì scorso vedere la mostra dei libri del Principe Eugenio, la donazione di Giuseppe Pichetto al Centro Studi Piemontesi, lo può vedere alla fine della conferenza, lo potrà vedere, c'è ancora qualche libretto a disposizione. Vorrei ricordare che per chi fosse interessato i prossimi appuntamenti, anche non esclusivamente nostri, perché abbiamo questa abitudine di tener conto e di cercare di dar conto delle attività istituzionali o di altre istituzioni che ci sono affini e vicine, ci sarà un convegno della Fondazione Burzio l'8 novembre, qui c'è un programmino se qualcuno lo vuole ritirare. L'11 novembre qui parleremo di un pittore, Matteo Olivero, con il curatore delle varie mostre che si sono tenute in tutto il Piemonte, Antonio Musiari dell'Accademia Albertina. Il libro è stato pubblicato dal Centro Studi Piemontesi e dall'Albertina Press. Poi con il curatore intervengono Edoardo Di Mauro e il presidente dell'Accademia Albertina, Paolo Agribaudo. Qui ci sono i programmi, potete reiterarli uscendo, come i pieghevoli con tutte le conferenze. Voglio ancora ricordare che c'è stato chiesto dalla Fondazione Specchio dei Tempi di divulgare un invito
per una manifestazione che si terrà venerdì 15 novembre al conservatorio, e anche qui sul tavolo trovate l'invito per questa iniziativa. A questo punto possiamo entrare nel vivo, le sedie le abbiamo occupate tutte, darei la parola al presidente Giuseppe Pichetto. Ringrazio Albina, ma vi dirò, io un po' malaticcio, bronchite eccetera, sognavo di fare lo spettatore, di sedermi lì e sentire beatamente tutto. Non mi rifiuto però di presentare e ringraziare moltissimo i due oratori che ci onorano con la loro presenza, e veramente sono lieto di vederli con noi. Quindi il mio compito è finito, se non mi lasci sedere. Poi ci sarà il dibattito come consuetudine, magari il tuo compito potrà essere attivato. Allora darei subito la parola, ringraziandolo, a Bruno Quaranta. Sì, forse ho bisogno. Buonasera. Ecco, Piero Gobetti fra 7 anni saranno 100 anni dalla sua morte, avvenuta fra il 15 e il 16 febbraio a Parigi, esule. E c'è una attesa mitica che prima o poi ritorni dall'esilio, e già Augusto Monti, il prof del D'Azeglio, così ricordò la commemorazione del prodigioso giovane fatta nella 30ª della morte. Ricordai il legislatore di Sparta, il nomoteta che, fissata la costituzione della sua patria, era partito per un lungo viaggio, raccomandando di nulla mutare di quello statuto finché lui non fosse tornato. Ecco, il filo gobettiano così inesauribile. E tra coloro che tessono questo filo c'è Pietro Polito, direttore del Centro Studi dedicato allo scarruffato eroe della Rivoluzione Liberale, nonché curatore dell'archivio Bobbio, nonché a lungo per molti anni accanto a Bobbio. E nell'eresia di Piero Gobetti, il volume che oggi presentiamo, raggomitola gli studi sul capofila dell'Italia civile, colui che Guglielmo Alberti definì il resistente numero uno. Ecco, il libro si intitola Eresia, l'eresia di Piero Gobetti. Eresia, eretico, eretici. Sono parole che nel vocabolario gobettiano svettano, accanto ad un aggettivo inesorabile. Lui, Gobetti, così sicuro di possedere fra le qualità più innate una inesorabile volontà. E non a caso Franco Antonicelli se ne rammenterà dettando la lapide di via Fabbro 6, dove ha sede il Centro Studi Gobetti. In questa casa visse Piero Gobetti gli ultimi anni della sua vita breve, e da essa partì il 3 febbraio 1926 verso l'esilio e la morte, ma in patria aveva lasciato un esempio inesorabile di integra libertà per l'indomani e per sempre. E ancora, aridità e aridezza, altre parole gobettiane. L'aridezza rappresenta insieme la mia passività e la mia misura, la serenità e l'ironia. Tutto ciò che di tragico vi può essere nella mia vita si riferisce invece alla mia volontà. E Carlo Levi, un gobettiano di stretta osservanza, spiegherà questa parola aridità per Gobetti: il rifiuto di lasciarsi andare a ogni compromesso, la capacità di andare sino in fondo senza sentimentalismi. È una divisa mentale che è pure di un altro nordico, Scipio Slataker, scolpita nel mio carso. Ogni suo filo d'erba ha spaccato la roccia per spuntare, ogni suo fiore ha bevuto l'arsura per aprirsi. Gobetti è un eretico perché è irriducibile al tradimento dei chierici. Discende per i rami settecenteschi. Il Settecento è il secolo degli eretici che annunciano il suo risorgimento senza eroi, a cominciare da Vittorio Alfieri, ossia la religione della libertà. E di quel mondo distinguendosi non solo come storico, ma come protagonista. I suoi eretici non sfuggì a Franco Venturi,
non vanno più da Radicati ad Alfieri né a Cavour, ma da Radicati a Gobetti. Il Risorgimento, che per Gobetti ha come artefice un eretico, etimologicamente un eletto, un solitario, un chicco individuo, altri direbbero un profeta. Il Risorgimento è il soliloquio di un demiurgo, Cavour, non un coro, non un'unità di popolo. Specialmente quando è solo, avverte Gobetti, Cavour obbedisce a una segreta voce della storia e ad un oscuro destino della razza che sembra annunciarsi durante tutto il Settecento in misteriosi profeti disarmati, sorpresi dalle tenebre appena indovinano la luce. Pietro Polito investiga il gobettianesimo, scostandosi non solo terminologicamente dal suo maestro Bobbio, che fu meticoloso nel definire il gobettismo. Fra i segni peculiari del gobettismo, una concezione etica e pedagogica della politica e il gusto dell'eresia, preparando il domani, diceva Bobbio, nella pattuglia avanzata che esplora il terreno e aspetta la sua ora. In particolare, Polito rivendica l'appartenenza alla storia del liberalismo di Gobetti, a differenza di chi ritiene determinante l'incontro con Gramsci, l'ordine nuovo, il movimento operaio e il comunismo. Perché nell'energia novatorinese Gobetti, cruciale, non è la rivoluzione di classe, ma la genesi di nuove élite, che devono forgiarsi einaudianamente, il liberale Luigi Einaudi, un maestro di Gobetti, nelle lotte del lavoro. La bellezza della lotta, come inneggiava l'economista Einaudi, raccogliendo le sue cronache per la stampa, su cui debuttò come giornalista. Il liberalismo di Piero Gobetti è figliato dall'illuminismo. È lui che salutò in Alberto Radicati di Passerano il primo illuminista della penisola e che intitolò al pellegrino preromantico Baretti la rivista Sopravvissutagli. Illuminismo, non a caso, è l'editoriale manifesto del Baretti. Invece di levare grida di allarmi o voci di raccolta, invitava Gobetti, incominciamo a lavorare con semplicità per trovare anche per noi uno stile europeo. Ecco le ascendenze di Gobetti. Polito, nella sua rilettura del nostro eroe e antieroe, non esita a rivalutare l'influenza di Mazzini. Gobetti non lo aveva subordinato Marx, preferiamo Cattaneo a Gioberti, Marx a Mazzini. E ancora, sempre Gobetti, Marx parla al popolo un linguaggio che può essere inteso perché si fonda sulle esigenze prime che caratterizzano la vita sociale. Mazzini resta in un apostolato generico e retorico, sospeso nel vuoto dell'ideologia. Come Polito recupera Mazzini a Gobetti? Distinguendo fra Mazzini e mazzinianesimo, che dopo il 70 di Mazzini conservava soltanto la retorica, e sottolineandone e encomiandone la religiosità, riecheggiante la religiosità di Alfieri, l'eroe della libertà. Ecco, la religione della libertà che nel croce della storia d'Europa ulteriormente brillerà. Ecco, religione, religioso, religiosità. Sono altre voci cardinali in Gobetti. L'intransigentismo, il fanatismo degli iniziatori, diceva Gobetti, per noi Alfieri rappresenta la morale intransigente dell'uomo libero in tempo di schiavitù, come religione. Gobetti, come coglierà Sapegno, parte di una serie nobilissima di riformatori disperatamente fedeli a una serietà morale e religiosa inscalfibile. La sicurezza di essere condannati, non dubitava lo stesso Gobetti, il disperato lucido in partenza per Parigi, la crudeltà inesorabile del peccato originale, per usare forme mitiche di espressione, è la sola che possa dare l'entusiasmo dell'azione con la responsabilità, con il disinteresse. Ancora, mi pare che Polito ripensi, rimediti e scalfisca una sua passata convinzione. Non era così propenso, mi pare, a riconoscere un tempo nel Piemonte l'humus essenziale di Gobetti. Ovvero, alla domanda il Piemonte condizione necessaria per il magistero gobettiano, un tempo rispondeva no, ora sì, o almeno non mi pare più così intransigente. Gobetti che non esita. Le glorie di Roma
e le sagre del bel Cinquecento ci commuovono meno di questa umiltà di lavoratori. E ci sentiamo italiani e europei e confortiamo i trepidi dubbi nella nostra pensosa fedeltà a questo Piemonte. Ecco, questo è Piemonte, il Piemonte di un solitario eroe del capitalismo, come Gobetti definì il senatore Agnelli, e dell'aristocrazia operaia. I ceti dirigenti incompromessi e il proletariato, fedele alla dignità del lavoro e all'umiltà del sacrificio, a cui Gobetti affidava il compito di dare un tono alla nostra storia futura. Un risorgimento per un popolo vissuto nel passato di rassegnazione e di mediocrità. Ecco, Gobetti piemontese e spiemontizzato, per dirla con Dionisotti, come l'Alfieri, il Baretti, Denina, ma per spiemontizzarsi occorre essere piemontesi. Infine, superando in tutto e in parte il diverso parere con Firpo, esiste o non esiste la piemontesità, anche il maestro di Pietro Pulito, Norberto Bobbio, rese il suo omaggio al Piemonte, alle radici indigeni. Tra i valori riconosciuti e innalzati, l'imperativo kantiano in lingua indigena, fa il tuo dovere crepa, fa il tuo dovere crepa, potrebbe essere l'epitafio dell'eretico Piero Gobetti. Ma adesso all'autore. Sì, volevo però intanto dire che non avrei potuto avere interprete migliore di Bruno Quaranta, che ringrazio e che ha partecipato anche a un'altra presentazione abbiamo fatto al Polo del Novecento. Poi voglio ringraziare il presidente Pichetto, Albina Malerba, di essere qui questo pomeriggio e ricordare anche i legami, i collegamenti tra il Centro Studi Piemontese e il Centro Gobetti, che da alcuni anni hanno trovato una sede naturale di confronto e di discussione all'interno del coordinamento degli studi culturali di Torino e del Piemonte. E voglio anche ringraziare Gustavo Mola di Montenovaglio, che ho conosciuto in questi incontri e di cui apprezzo l'intelligenza caustica, diciamo così. E sono lieto di essere amico delle persone che ho nominato. Io vorrei fare questo, cioè ripercorrere brevemente l'intervento di Bruno, che a grandi linee ha perfettamente illustrato la tesi del libro, le tesi che si sostengono all'interno del libro, e poi fermarmi in particolare su due punti in particolare che dirò tra un momento. La tesi del libro è che Gobetti è un eretico, e Gobetti è l'elaboratore di una eresia, e che questa eresia si colloca all'interno del liberalismo, della storia del liberalismo. È un'eresia liberale. L'eresia di Piero, il titolo completo deve essere L'eresia liberale di Piero Gobetti. È un'eresia liberale. Questa è una tesi, un'interpretazione su cui i gobettiani, i gobettologi, non tutti sono d'accordo. Però questo si sostiene, neanche il mio editore è d'accordo, cioè devo dire la verità, però tant'è. Questa eresia liberale è un'eresia che assume i contorni dell'illuminismo. Perché Gobetti appartiene alla storia del liberalismo? Perché in un percorso, nella sua breve esistenza, in un percorso che lo porta dall'idealismo iniziale alla scuola di Croce di Gentile, attraverso l'incontro con Gramsci e il movimento operaio, lo porta a una riscoperta dell'illuminismo che avviene nel periodo di mezzo tra la sospensione di Energie Nove e la fondazione della rivista Rivoluzione Liberale, e si dispiega compiutamente con la fondazione della rivista Baretti, che non a caso ha come manifesto un articolo importante gobettiano intitolato Illuminismo. Questa eresia liberale che si colloca nel solco dell'illuminismo prende i tratti da un lato
assume anche dei contorni religiosi, di una religiosità laica, mondana, immanente, immanentista, e questa iniziazione religiosa, diciamo, porta Gobetti da un lato ad essere il campione dell'intransigenza politica e morale, e dall'altro anche alla riscoperta di Mazzini, il posto di Mazzini all'interno della... Questa interpretazione è un'interpretazione che nella quale mi discosto anche da Bobbio, che invece lo ha interpretato, adesso non è il caso qui una cosa che mi è venuta in mente proprio questa sera è che si potrebbe anche dire, passando alla seconda parte, che uno dei tratti di questa eresia è il piemontesismo. Quindi questo un po' rispondo un po' alla tua domanda. Diciamo così, abbassando definitivamente la guardia, cioè passando dal ni al sì. Diciamo così, nel senso cioè che non è un caso che questa eresia sia nata in Piemonte. Cioè il fatto cioè che questa eresia così descritta, l'eresia gobettiana, probabilmente non poteva nascere nel Mezzogiorno, non poteva nascere a Milano, non poteva nascere non so dove, forse poteva nascere solo in Piemonte, perché in un qualche modo anche il piemontesismo è un po' un'eresia, nel senso cioè l'essere piemontesi nel modo in cui è definito da autori come Burzio, Bobbio, Dionisotti, nel contesto della cultura politica e italiana è un po' un'eresia, diciamo così. L'essere piemontesi in quel modo, e quindi mettere al centro i valori della misura, della sobrietà, dell'importanza della parola data, della conformità tra le azioni e gli ideali, è un modo di essere, diciamo così, e che è anche un po' l'intransigenza, l'idezza gobettiana. Effettivamente questi tratti del piemontesismo sono connessi, connaturati e informano il carattere di Piero e anche la sua eresia politica e morale. Quello che volevo dire, il libro, questi argomenti sono sviluppati nel libro attraverso una serie di saggi che, composti tutti negli anni 2000, e quindi i saggi richiamano la famiglia di idee e di pensieri che abbiamo ricostruito. C'è un saggio iniziale dell'eresia di Piero Gobetti, poi ce n'è un altro, Illuminismo di Gobetti, c'è un altro sull'idea di democrazia e di liberalismo di Piero Gobetti, c'è un saggio su Mazzini, e poi ci sono due saggi, che uno è sul meridionalismo, quando Bruno alludeva alle mie perplessità rispetto al piemontesismo di Gobetti, lui si richiama a una prima stagione dei miei studi gobettiani della prima metà degli anni 90, dove ho messo a fuoco il meridionalismo di Piero Gobetti, e quella era una stagione in cui io ero fortemente interessato a far emergere questo aspetto della figura di Gobetti poco noto, e attraverso quegli studi lo stesso Bobbio mi diceva ma cosa c'entra Gobetti con il Mezzogiorno? C'entrava e c'entra molto. Poi c'è un altro saggio, Gobetti, Nord e Sud, su cui volevo soffermarmi, ed è uno dei temi, le radici piemontesi di Piero Gobetti, e poi c'è un'altra, c'è un appendice dove c'è un omaggio a Carla Gobetti, e un altro saggio sulla società di amici di Piero Gobetti. Io vorrei dire ancora qualcosa brevemente su due punti. Il tema del piemontesismo e il tema dell'amicizia, per poi passare alla discussione. Allora,
sono molto lieto di apprendere che Gobetti è un autore resistente e che sono in arrivo due nuovi libri, il libro sul futuro di Paolo Bagnoli e un altro libro che arriverà tra poco di Bruno sugli ultimi giorni di Piero Gobetti. Allora, proprio sugli ultimi giorni di Piero Gobetti, questo saggio, Piero Gobetti tra Nord e Sud, all'inizio immagina il momento in cui, e probabilmente forse è una cosa che tu hai fatto in modo ancora più disteso, il momento in cui Piero lascia Torino. Lascia Torino per recarsi a Parigi in esilio e quindi si immagina con tratti anche, diciamo così, un po' da scrittore, i sentimenti che lo agitano, l'ultimo saluto alla moglie, la preoccupazione per il figlio, l'ultimo sguardo che certamente ha dato allo studio, prima di uscire e prendere la botte trapallante che lo porta alla stazione. E allora a un certo punto si dice, ma guardiamo quindi una fotografia immaginaria, ma guardiamo più da vicino la nostra fotografia immaginaria. Che cosa scorgiamo a una visione più attenta? Un giovane solo, lo sguardo triste ma non dimesso né tantomeno vinto. Lo vediamo seduto nella botte traballante che va nella neve, tanti pensieri nella testa. Da poco ha preso in braccio e baciato il piccolo Paolo, ha abbracciato e baciato la sua Ada. L'ha persuasa, nonostante le resistenze, a non partire con lui, ad attendere. A Parigi lui troverà una prima sistemazione per loro e il bambino, là in qualche modo rassicurata sul prossimo futuro in una terra amica, in una città moderna, viva, aperta, la Parigi che entrambi già conoscono e amano ancor più da quando l'hanno visitata insieme. Un futuro che non ci sarà. Gobetti ha avuto un grande futuro e secondo me ha un grande futuro davanti, ma non ha avuto questo futuro, il futuro che si attendevano i due giovani al momento in cui lui lascia Torino. Per comprendere lo stato d'animo che Gobetti aveva in quel momento, quando sta lasciando Torino, secondo me bisogna soffermarsi sulle sue radici piemontesi. E questo è il tema del piemontesi. Come i piemontesi sanno, si possono distinguere due piemontesismi: il piemontesismo di Gianduia e il piemontesismo di Gobetti e di Bobbio. Questa seconda accezione di piemontesismo, che presenta, ve lo assicuro, affinità sorprendenti con un certo meridionalismo, non ha nulla di gianduiesco ed è stato rappresentato esemplarmente da Filippo Burzio. Cosa contraddistingue l'essere piemontesi? Burzio risponde nel libro Piemonte: la volontà attiva, la serietà costruttiva, il gusto del reale, un senso del dovere commisto al piacere dell'utile, nessun furore ideologico, nessun abbandono lirico, nessun eroismo ascetico. Questo piemontesismo è stato poi ripreso da Bobbio e illustrato nell'autobiografia. Questo è un punto. Forse è una cosa come questa. Questa è la sede giusta, anche il centro Gobetti, ma anche questa è una sede giusta in cui dovrei dirla. A un certo punto, cioè col passare del tempo, adesso io sono a Torino da più di 40 anni, a poco la mia vita, diciamo così, piemontese si è raddoppiata rispetto alla vita delle origini e, diciamo così, stando a Torino, avendo poi la fortuna di lavorare accanto a un piemontese nel senso qui descritto, Bobbio, sono diventato un po' piemontese anch'io, diciamo così, quindi... e questo lo vedo come un arricchimento. L'altro grande tema è il tema dell'amicizia. Questo modo di essere
è il modo con cui Gobetti entra nelle amicizie. E l'essere di Gobetti nelle amicizie e nei rapporti con gli amici. Essere amici di Piero non era facile, perché lui era anche una persona certamente comprensiva, ma lui esigeva dagli altri ciò che esigeva da se stesso. Quindi era intransigente con se stesso, però non era un'amicizia facile. Anche con Bobbio. Lavorare con Bobbio significava che lui esigeva da te ciò che lui esigeva da se stesso. E quindi se bisognava essere rigorosi negli studi, lo dovevano essere lui e allo stesso modo i suoi allievi, altrimenti non era altro. E lo stesso con Gobetti, diciamo così, che quindi non era facile, quindi questa intransigenza, diciamo così, anche inesorabile in un qualche modo, diciamo così, lui la portava nell'amicizia. E questa esigenza, diciamo così, questo esigere, da, non lo ripeto, su cosa lo fondava Piero Gobetti? Lo fondava sul fatto che lui nell'amicizia dava tutto se stesso, e impegnava tutto se stesso e tutta la sua il suo impegno, e ciò a cui lui era profondamente legato e più affezionato, quindi la sua rivista, la sua casa editrice e così via. Il capitolo la società degli amici di Gobetti, che è un capitolo che occupa un ampio spazio all'interno del libro, ve ne voglio, ecco, su questo concludo, ve ne voglio leggere, o meglio, leggere alcune frasi che sono di Gobetti e di amici di Gobetti. L'amicizia, così come il Piemonte e il piemontesismo sono parte integrante della sua eresia, l'amicizia fa parte integrante del metodo di lavoro di Piero Gobetti. Del metodo di lavoro di Piero Gobetti anche intellettuale e politico. Ed è così vero che Elsa Dall'Olio, che appartiene a questo mondo gobettiano agli inizi, cioè quindi siamo nella prima stagione gobettiana, quella salveminiana e quella dell'impegno nella Lega per il rinnovamento della politica di Salvemini, e quindi Elsa ha conosciuto Piero giovanissimi, nel marzo del 20, quindi hanno poco più, neanche 20 anni. E Elsa ha visto Gobetti all'opera nella Lega di Salvemini. Lega di Salvemini, che era fatta anche un po' da parte di Salvemini, anche un po' dei parrucconi, insomma, aveva dei suoi riti, le sue liturgie. Elsa a un certo punto nel marzo del 20 scrive a Gaetano Salvemini che bisogna un po' svecchiare questa Lega. Dice come? E dice applicando il metodo Gobetti. Allora dice Elsa: io non credo che la nostra azione avrà un risultato immediato. Noi dovremo, prima di raccogliere, preparare i giovani, diffondere il metodo Gobetti per un'educazione politica che manca ancora tra i giovani, essere volta a volta per freno e propulsore di altri partiti. Questo metodo Gobetti, devo dire la verità, io un po' sotterraneamente quello che propongo agli amici degli altri istituti, perché è un metodo, diciamo così, che può essere applicato, ed è un metodo che può dare grandi frutti. Lasciamo stare la politica, sulla quale nessuno di noi ha grande presa, però nell'ambito della cultura qualcosina possiamo fare. Il metodo Gobetti, più che essere politico, sembra essere la via di nuovo per creare amicizie durature e scoprire affinità elettive, ripeto, tra gli istituti e tra le persone che lavorano in istituti di cultura o comunque si sono impegnati nel campo della cultura.
Eppure un discorso sulla sua efficacia mantiene la sua vitalità negli anni che oggi viviamo per lo stretto rapporto che si può stabilire tra la dimensione dell'amicizia e quella della politica. Io credo che l'impoverimento della politica dipenda fondamentalmente da due cose. Uno, lo scollamento, diciamo così, tra la politica e la cultura, e l'altro, la totale assenza, mancanza dell'amicizia all'interno della politica. Intendendo per amicizia, come si potrebbe dire, l'incontro tra personalità politiche di idee e orientamenti anche diversi, ma che si riconoscono reciprocamente come soggetti autonomi e indipendenti e in quanto tali legittimati a svolgere la propria azione sulla scena politica. Grazie. Grazie a Bruno Quaranta, grazie a Pietro Polito. Sono stati tra l'altro bravissimi nei tempi più che, e questo ci dà la possibilità di avere un po' più di spazio per continuare il dialogo, che a noi fa sempre molto piacere, tra chi è presente e, con Bruno e soprattutto con Pietro Polito. Mi sembra che sia l'uno che l'altro hanno posto molte suggestioni e quindi sicuramente potremmo intervenire. Quindi do la parola a chi del pubblico vuole cominciare. A me pare di poter dire forse che questa eresia di Gobetti consiste innanzitutto cioè abbia un legame forte con la questione dell'amicizia. Mi sorprende da questo punto di vista, e esemplifico, il modo positivo con cui Gobetti tratta Sturzo, che è chiaramente un avversario, no? Purtroppo oggi sparisce la categoria di avversario politico e arriva la categoria di nemico politico. Sono due cose, come sappiamo, molto diverse. Mi chiedo se l'eresia non sia in questa, come dire, in questa capacità non molto italiana forse, di riconoscere pienamente anche l'avversario, come dire, in una assenza di retorica. Se l'eresia non sia in fondo il riconoscimento di chi come te, perché questo era probabilmente Gobetti, può fare tranquillamente a meno della retorica. Ma certamente, perché la retorica, cioè, questo non è molto eretico, cioè il dogma di Gobetti, l'unico dogma di Gobetti è che è la contrapposizione tra serietà e retorica. Una volta che ci si è intesi su questo e si si è posti fuori dalla retorica sul terreno della serietà, su tutte le posizioni, anche le più lontane da lui, sono legittime, cioè hanno riconoscimento nel loro riconoscimento. Il modo in cui poi Piero riconosceva le posizioni degli avversari, anche le più distanti, era un modo straordinario e intelligente. Per esempio, lui pubblica Italia Barbara di Curzio Malaparte, ormai fascista, lo accoglie nelle... Io non so se l'avrei fatto, sinceramente, però comunque accoglie il libro di Curzio Malaparte, fascista, nelle edizioni della sua casa editrice e riconoscendogli come,
la forza dell'avversario, diciamo così. E poi c'è un altro, diciamo così, che Sturzo fa parte a suo modo del mondo di Piero Gobetti, ma c'è un altro scrittore, Domenico Giuliotti, cattolico, reazionario, lui stesso che si definiva il più reazionario dei reazionari, che Gobetti fa scrivere sulla rivoluzione liberale. E quindi sono molto d'accordo su questo. Poi c'era un'altra cosa, su Sturzo. Su Sturzo, il rapporto tra Sturzo e Gobetti è un rapporto importante, sul piano personale, sul piano amicale, sul piano intellettuale. Sturzo, Gobetti pubblica due libri di Sturzo, La libertà in Italia e Il pensiero antifascista. Segue, può sembrare paradossale, può apparirci veramente incredibile questo episodio che vi racconto, segue le sorti di Sturzo in esilio a Londra e da Torino, ancora nel 25, nelle condizioni in cui si può immaginare che si trova a Gobetti, continua a versare i diritti a Sturzo a Londra in difficoltà, in esilio. E poi l'atteggiamento di Gobetti nei confronti dei popolari è un atteggiamento, il giudizio è un giudizio, diciamo così, che va, come si potrebbe dire, storicizzato e contestualizzato nel tempo, ma è un giudizio complessivamente positivo, soprattutto rispetto alla figura di Sturzo, intravede, diciamo così, il popolarismo di Sturzo è a suo modo un'eresia all'interno della cultura cattolica. Sì, volevo dire su Sturzo, a parte il fatto i libri che Gobetti ha pubblicato di Sturzo, la collaborazione alla rivoluzione liberale, due cose tra le altre, pur nella diversità. Una simbolica. Sturzo parte per l'esilio londinese da Torino dopo aver trascorso l'ultima notte nella chiesa di San Secondo di Monsignor Pinardi. Gobetti parte per l'esilio a Parigi da Torino, questo almeno ne ha conto. E poi una curiosità mi sembra di poter sottolineare. Sturzo rivolge un appello ai liberi forti. I liberi forti nella concezione sturziana non sono solo i cattolici, i credenti. Lui anticipa quella distinzione che era cara al Cardinal Martini e condivisa dal Noberto Bobbio, cioè la distinzione non è fra credenti e non credenti, ma fra pensanti e non pensanti. E l'espressione liberi e forti, io non so se Sturzo l'abbia attinta di lì, ma sicuramente ricorre in una tragedia delle Alfieri, cioè nella Virginia. E mi piace pensare che questo sia un ponte fra Gobetti e Sturzo. C'è qualcuno prima però, no. Allora io volevo fare solo una considerazione sull'eresia liberale che nasce in Piemonte, però vorrei avere il conforto dell'opinione di Polito. Allora, intanto come premessa ricordo, ma tutti lo sanno, che nel 1925 nella collana di Piero Gobetti è uscito il saggio sulla libertà di John Stuart Mill con prefazione di Einaudi. Chiedo a Polito, mi ha sempre stupito la prefazione di Einaudi e la pubblicazione di un saggio come il saggio sulla libertà uscito nel 25 e che non sia stato censurato dal fascismo. Non so se l'autorevolezza di Einaudi che ha fatto sì, perché anche Einaudi è molto chiaro il suo problema della libertà e non c'è un accenno solo velato al fascismo. E quindi questa è una premessa. Io cercherei di spiegare il fatto, come è stato detto, che poteva nascere solo in Piemonte questa eresia liberale. Agganciandomi sempre a Mill, volevo sottolineare, forse questa è stata un po' un'influenza, intanto l'insegnamento di Einaudi a Gobetti. Einaudi era un grande sostenitore e apprezzava moltissimo il pensiero di John Stuart Mill.
sulla sua rivista La Riforma Sociale, che io ho avuto modo di sfogliare completamente per una ricerca che avevamo fatto, ci sono tantissimi articoli sul pensiero di Mill, sulle opere pubblicate. Altra considerazione, bisogna ricordare che in Piemonte nell'Ottocento, 1848-49 già, il Piemonte è la regione dove vengono immediatamente tradotte le opere di Mill appena uscite in Inghilterra. Viene pubblicato Pensieri di economia politica, che Ferrara e Scialoia utilizzano come testi all'università, viene pubblicata Considerazione sul governo rappresentativo, insomma tutte le opere di Mill sono tradotte per la prima volta in italiano a Torino. Forse questi elementi messi insieme possono spiegare come il liberalismo di Gobetti sia nato, cioè l'eresia liberale sia nata in Piemonte. Però voglio il conforto di Polito. Nasce in Piemonte perché, e non poteva che nascere in Piemonte, proseguendo il ragionamento della professoressa Pichetto, perché il maestro numero uno di Piero è Luigi Einaudi. Io poi, siccome gli allievi vogliono sempre un po' allontanarsi dai maestri, ho detto no, non è il maestro numero uno, è il maestro numero due, ma il numero uno è Gaetano Salvemini. Però in realtà su questo ha più ragione Bobbio, in cui dice il maestro di Piero Gobetti è Einaudi. E lui si forma sui libri di Einaudi, gli ideali di un economista, nella sua biblioteca ci sono tutte le opere di Einaudi studiate, sottolineate, annotate, e probabilmente nel catalogo delle edizioni di Piero Gobetti, i due libri, diciamo così, che meglio esprimono l'eresia, il senso della sua eresia, sono da un lato La libertà di John Stuart Mill con prefazione di Luigi Einaudi e dall'altro Le lotte del lavoro di Luigi Einaudi. Le lotte del lavoro di Luigi Einaudi e soprattutto la prefazione che Einaudi inserisce nel volume, La bellezza della lotta, lì c'è tutto Piero Gobetti. Cioè, perché sul piano politico, diciamo così, questa eresia poi si traduce nell'affermazione, e per questo io dico una della ragione fondamentale per cui Gobetti appartiene alla storia del liberalismo, che il valore politico principe è quello del conflitto, della lotta. La lotta coordina l'unità, diciamo così, che può durare nel tempo, è quella nata dalla lotta, da una lotta dove i soggetti, le forze antagoniste si riconoscono tutte come portatrici di ideali e di valori, cosa che ci guardiamo attorno e quindi è certamente così la centralità del rapporto con Einaudi nella formazione di Gobetti. Poi Gobetti prende questo liberalismo di Einaudi e lo ripensa, lo sviluppa, lo indirizza e lo restituisce in una formulazione che Einaudi non avrebbe potuto condividere, perché lo porta dentro la lotta di classe, dentro lo scontro della borghesia e movimento operaio, e nello scontro della borghesia e movimento operaio si schiera dalla parte del movimento operaio, e attraverso il conflitto recupera anche il conflitto nella forma che ne aveva dato Carlo Marx e gli eredi del socialismo e della... E su questo pezzo, diciamo così, il maestro si allontana da Einaudi. Però nella formazione di Piero Gobetti l'autore decisivo è Einaudi, quanto, anzi di più, dell'altro maestro Croce e anche dello stesso Salvemini. Sì, la lotta, e qui si aprirebbe un discorso, certo, la lotta
volta che vede Piero Gobetti confermato in una posizione di solitario. Voglio dire, l'eresia di Gobetti non genererà mai un partito, una forza politica. Ecco, questo. Io ricordo che feci presente Pietro l'ultima intervista su Gobetti a Norberto Bobbio, e Norberto Bobbio, per definire Gobetti, e mi piace questa definizione, questo ricordo, perché rinvia a ciò che disse Prezzolini: quando vede Gobetti morto, dice il suo volto mi ricorda quello di Leopardi, e Gobetti diceva che Bobbio diceva che Gobetti gli ricordava quel verso di Leopardi: solo io combatterò, procomberò solo io. Ecco, un destino di assoluta solitudine. Qualche altro intervento o domanda? Beh, innanzitutto ti faccio i complimenti per il tuo libro, ormai sei più gobettiano dei gobettiani. Te lo si doveva dire, insomma. Prima facevamo un cenno con Rosanna che noi siamo critici un po' su questo aggettivo del piemontesismo, no? Perché a noi ci piace più piemontesità, ecco, che va molto più sul positivo. A noi piemontesismo purtroppo ci ricorda la stagione, noi che siamo risorgimentisti, del 1864 e di tutti gli strali e tutte le critiche che piovero sui piemontesi, che erano tacciati di piemontesismo, ecco. Quindi forse è interessante ragionare anche sulla in accezione negativa, interessante ragionare un po' anche su come cambiano a volte i significati anche delle parole, degli aggettivi, eccetera. E poi nella mia piccola esperienza gobettiana, visto che tu parli di questa cosa dell'amicizia, trovai questa lettera, no? Molto curiosa, guardando anche del rapporto che c'era tra l'editore e i suoi tanti autori. Tutti gli autori volevano essere amici di Gobetti, pochissimi ci riuscivano. Anzi, devo dire che nella mia esperienza quasi nessuno ci riusciva ad essere amico di Gobetti. Ed è una cosa di cui si lamentavano, è che era Gobetti non si sentiva mai. Allora, mi aveva colpito quella lettera di un autore, che adesso non ricordo, tra quelli che avevo incrociato, che diceva: ma insomma Gobetti, mi scriva una lettera, perché io continuo a scriverle, lei è silenzioso, non c'è, come mai non... E a un certo punto Gobetti riceve una, due, tre lettere, gli scrive dicendogli: senta, io se dovessi scrivere a tutti quelli che mi mandano lettere, con tutti quelli che ho contatti, dovrei passare tutto il giorno a scrivere lettere. E poi l'amicizia si vede alla fine, no? Chi sono gli amici? Quelli che sono vicini a lui quando muore, penso a Vincenzo Nitti, il fratello, che lo assistono in questa morte che più solitaria non si può, proprio per lui e si muore da soli. Per Gobetti è proprio la legge, ha combattuto da solo, muore da solo, ma in queste lettere che inviano alla moglie, quelli sono gli amici di Gobetti. Quelli che all'ultimo, come dire, scrivono queste pagine memorabili, no? Di commiato nei confronti di un demiurgo, di un eroe, di qualcuno che forse che tornerà, c'è anche della cristologia in tutto ciò, no? E di colui che deve tornare per la libertà, no? Mi piace pensare queste sovrapposizioni, no? Religiose che tornano anche in queste tra risorgimento, liberalismo, antifascismo, trovo che siano interessanti. Lo spunto sulla piemontesità, secondo me, lo dobbiamo non lasciarlo cadere, perché piemontesismo è una nozione storica e che ci può servire per studiare e confrontarsi con i nostri autori, però guardando al futuro adotterei il termine piemontesità, cioè un termine più largo, più vivo, moderno, contemporaneo, e siccome adesso stiamo ragionando a un grande progetto degli istituti su Torino, il Piemonte e l'Europa, lì dentro dobbiamo parlare di piemontesità più che di piemontesismo. Quindi questo, secondo me, è preziosa questa,
questa osservazione. Ascoltandoli ci si potrebbe chiedere, Gobetti editore era amico dei suoi autori, degli autori di che pubblicava? Ma sì e no, sì, forse di alcuni sì, di altri no. Certamente di, se si può parlare di amicizia, probabilmente sì, a un certo punto nei rapporti che aveva con Einaudi, con Salvemini, con Sturzo. Però siccome noi sappiamo che gli autori di Piero Gobetti sono tricche bracca un centinaio, perché alcuni hanno pubblicato più di un'opera, e poi gli autori mancati di Piero Gobetti sono forse un altro centinaio, chiaramente nel rapporto con questi autori, sai, poi con gli autori, questo lo dico guardando anche la mia editrice è un'amica, ma comunque sia. Però voglio dire che nel suo lavoro di editore Gobetti portava lo stesso atteggiamento, la serietà contrapposta alla retorica. Era anche un imprenditore, c'era anche un editore imprenditore, era attento molto a che i suoi libri non finissero in un fiasco. E rispetto ai libri che con autori magari meno noti, Einaudi, Salvemini, poneva delle condizioni molto severe anche di tipo economico. Cioè gli autori dovevano impegnarsi non tanto a dare dei soldi a Gobetti, ma a garantire che un certo numero di copie sarebbero state vendute nelle aree di provenienza dell'autore, perché con Gobetti pubblicano pugliesi, siciliani, un po' da tutte le varie zone d'Italia. Quindi erano delle condizioni non semplici da ottemperare. Devo dire che per quello, perché per quanto io possa essere più gobettiano dei gobettiani, comunque, e per quanto Gobetti sia vissuto solo 7 anni, è una materia talmente ampia che, diciamo così, uno da solo non riesce ad ararla. Però rispetto al rapporto tra Piero e i suoi autori, spesso finisce male, nel senso cioè che i rapporti si complicano, ci sono delle... Tu che hai scritto molte, no? Seguito il centro Gobetti ha questo, come informazione, ha questo progetto importante di riedizione dell'intero catalogo di Piero Gobetti, progetto ideato, promosso e condotto dal professor Bartolo Gariglio, e ogni volume ha una scheda sulla storia del libro, e le schede sono state in un primo momento redatte da Alessia Pedio e adesso sono proseguite dal nostro Pierangelo. Quindi tu hai una contezza, diciamo, di molti rapporti tra gli editori, e sovente ci sono lamentazioni perché il libro arriva in ritardo, le recensioni non escono e così via. Uno degli ultimi libri, uno dei libri di cui io mi sono occupato è quello di Bruno Brunello su Cattaneo, perché ho dovuto fare uno studio su Cattaneo e Piero Gobetti, e a un certo punto, tu sai, Gobetti lo manda al diavolo, diciamo così. Prego. No, voglio solo, scusa, io l'ora è tarda, voglio solo dire una cosa per concludere per quanto mi riguarda. La complessità di Gobetti e la vastità della sua opera, c'è un dato su cui bisogna riflettere. Stiamo arrivando al centenario dalla morte di Gobetti, e di Gobetti non esiste una biografia, che è anche una prova, secondo me, della sua ancora vitalità, del suo essere vivo, del non essere ancora compiuto. In ogni caso ci sono dei testi, sicuramente penso a quello di Pianciola, ovviamente, che è anche una bella biografia per immagine, insomma. Ma non esiste ancora una biografia. Forse c'è la biografia di tutti del Novecento italiano, di un certo Novecento italiano, ma non c'è la biografia di Gobetti, e paradossalmente è il segno che Gobetti è vivissimo. Quella di Gramsci l'hanno fatta? Anche, forse anche Gramsci. Vabbè, sì. Però
No, allora la biografia le biografie la biografia sono cose serie. Allora, ecco, la biografia di le biografie sono quelle che classiche, quella che tipo aveva fatto il nostro Paolo Bagnoli su Burzio nella UTE, quella è la biografia. Fare una biografia significa scrivere un libro come quello di Paolo Bagnoli che è uscito lì. Poi può essere anche da un altro editore. Da ultimo è uscito, per esempio, una monografia su Bobbio di Mario Lozano, ottima, ma non è la biografia. Tanto è vero che lo stesso autore scrive biografia intellettuale. Ma la biografia, allora, la biografia di Piero sarebbe dovuta uscire nella collana La vita sociale della Nuova Italia, dove da ultimo è uscito il Burzio di Bagnoli, ed è un libro a cui ha atteso Umberto Morra, uno degli amici di Piero. Ed è una biografia incompiuta o mancata. Cioè, quando morì Umberto Morra, venne ritrovato il primo capitolo di questa biografia a cui attendeva, dedicato a Energie 9, ed è uscita una strenna UTET nell'84, in cui il Centro Gobetti e la casa editrice presero un omaggio a Gobetti e a Morra, e abbiamo questo primo capitolo. La biografia è da fare, e qui dobbiamo trovare magari c'è già da qualche parte un gobettologo in formazione, ci vuole un giovane che abbia la forza e il coraggio di mettere mano all'opera, anche un po' distante, sarebbe veramente, sarebbe una bella sfida, perché se ci provassimo anche io e Bruno insieme non riusciremmo, perché a un certo punto subiremo la sorte di Morra, che sommersi dalle schede, no? Invece ci vuole proprio una mente nuova, viva, che potrebbe essere, dobbiamo lavorarci e pensarci, a trovare, può essere anche una giovane studiosa. Bene, meno male che lasciamo dei lavori anche per i giovani, se no. C'è ancora qualcuno che desidera intervenire? Qualche domanda? No? Allora possiamo salutarci qui. Ringraziare Bruno Quaranta, Pietro Polito, tutti voi della vostra presenza. L'appuntamento, mi raccomando, lunedì 11 novembre con il pittore Matteo Olivero, e se volete continuare a chiacchierare, naturalmente la sede è a disposizione. Se qualcuno ha visto la mostra dei libri, forse qualcuno non ha ancora visto l'archivio che abbiamo inaugurato in aprile, ma vedo diversi volti nuovi, se qualcuno lo vuol vedere accendiamo e li accompagniamo anche a vedere l'archivio. Grazie a tutti. Il libro l'editore l'ha portato e quindi è a disposizione all'ingresso o all'uscita, secondo come da che parte passate, Raineri Vivaldelli, così come sono a disposizione anche le edizioni che il Centro Studi Piemontesi ha dedicato a Gobetti. Grazie a tutti, buona serata.